LENR, Low Energy Nuclear Reactions, reazioni nucleari a bassa energia. Sono costituite da raggi gamma contenuti nello spettro dai 50 ai 100-120 keV, perché sono quelli che abbiamo misurato, che si determinano per una serie di effetti che verranno resi perfettamente noti in una pubblicazione scientifica nel momento in cui la proprietà intellettuale ce lo consentirà. Per quanto riguarda la natura di questa energia, noi abbiamo presentato a Zurigo il cosiddetto diagramma di Ragone. La densità di energia e la densità di potenza sono completamente al di sopra di qualsiasi esistente sistema di produzione di energia di tipo elettrochimico o termochimico. Questo vale già per l'ICET di partenza, quello che per noi è un prodotto consolidato. Siamo ai livelli di densità di potenza di energia che sono propri dei combustibili nucleari, delle bare e delle centrali termonucleari, sia pure non utilizzando materiale radioattivo e non producendo materiale radioattivo. Su questo io ritengo onestamente di dire che siamo al di là di ogni ragionevole dubbio. Noi siamo ancora in una fase di patent pending, perlomeno a livello internazionale, anche se abbiamo avuto un brevetto definitivo in Italia, ma a livello internazionale noi non siamo ancora coperti. Quindi prima di fare una pubblicazione scientifica vorremmo definire quello che è il discorso della proprietà intellettuale. Quando il professor Sergio Focardi ed io abbiamo fatto qua la nostra prima introduzione di queste cose qua, se ne parlava come di un cadavere, no? Come di un cadavere sonnambulo. E dopo la nostra uscita, diciamo che abbiamo tirato la volata abbiamo fatto resuscitare i morti. Insomma, e quindi questa nicchia di zombie, no? Si è rivitalizzata e si è rimessa a lavorare.